Salve amici e amiche, benvenute nel mio canale Nuvole di Lana. Oggi vorrei proporvi questo semplice scialletto. Questo è un modello logicamente fatto a V o a triangolo che ho estrapolato da uno schema di internet. Se riesco a trovarlo ve lo faccio vedere, eccolo qui. Mi è piaciuto tanto, questo è lo schema da cui ho estrapolato da internet, l'ho fatto mio, l'ho letto, l'ho estrapolato e realizzato, sviluppandolo, pensando anche di condividerlo con voi, sperando di farvi pure cosa gradita. Spero che il lavoro che vi propongo vi piaccia, sia di vostro gusto e gradimento, e a tal proposito vorrei che al lavoro finito, terminato, compiuto, vi ha dato soddisfazione, o vi avesse dato soddisfazione, poteste cliccare sul campanellino scritto a fianco al nome del mio canale, Nuvole di Lana. Non costa niente, è gratuito, sembrerebbe quasi un gioco, ma a me farete cosa molto molto gradita. Se ci metteste un like, ancora di più. Il lavoro si sviluppa semplicemente a V, così come lo vedete, formato da tanti archetti, dei punti alti, con sotto una sorta di pippiolino. È molto semplice e facilissimo, è un punto reversibile, quindi bello davanti e bello anche dietro. Si può utilizzare senza nessuna difficoltà, se volessimo indossarlo o farne anche dono. Ed è bellissimo, a me è piaciuto, era curioso e l'ho letto, l'ho visto e l'ho voluto condividere con voi. Ho utilizzato questo tipo di lana che si chiama Cervinia, 100% acrilico. Qua ci sono tutte le indicazioni per poterlo utilizzare, è morbidissimo, è pratico nel lavorarlo, è molto bello. Io lo do come indicazione, ma voi logicamente siete liberi di utilizzare tutti i filati che volete e che preferite, così come i colori che vi piacciono di più. Spero soltanto che sia di vostro gusto e gradimento anche questo nuovo progetto lavorativo che sto per proporvi. Allora, io parto innanzitutto da una base. E non mi voglio dilungare, arrivo agli aumenti e poi lascio a voi la prospettiva di continuare quanto volete o desiderate realizzare. Da una base di 5 catenelle chiuse a cerchio, dentro le quali ho lavorato 4 gruppi di 2 punti alti separati da 2 catenelle. Semplice semplice. Ora faccio il mio rigiro lavoro e, come al solito, quando faccio il rigiro lavoro ultimamente utilizzo le 2 o le 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, entro dentro l'archetto di quello che sarà il bordo margine e lavoro 2 punti alti normali, una catenella e altri 2 punti alti dentro lo stesso archetto. Così. Questo è il modulo che seguirà tutta la lunghezza del bordo margine che vorremmo utilizzare fino all'altezza desiderata e raggiunta. Poi faccio 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e vado a raggiungere l'altro archetto che rappresenterà l'inizio dell'altro bordo margine. E anche qui mi ripeto con 2 punti alti, 1, 2, una catenella e altri 2 punti alti. Il modulo del nostro bordo margine è questo: 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. Rigiro il lavoro, faccio il mio rigiro lavoro di catenelle, entro dentro l'archetto e ripeto lo stesso modulo: 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti dentro lo stesso archetto. Ora badate bene, io ho questo archetto che ho fatto con voi di catenelle, farò 1, 2, 3, 4 catenelle e vado al centro di questo archetto, però al centro di questo archetto lavoro una sorta di pippiolino, chiamiamolo pippiolino, nocciolina, non lo so, fiorellino, fogliolina, faccio 4 catenelle e le chiudo su se stesse.
Poi continuo, proseguo con una, due, tre, quattro catenelle e raggiungo di nuovo l'archetto del bordo margine. Questo è il primo passo del rapport del nostro lavoro. Quindi nel bordo margine lavoro due punti alti, una catenella, due punti alti. Rigiro il mio lavoro. Questo è quello che abbiamo ottenuto, un pipiolino messo fra due archetti, ok? Facilissimo e non è difficile. Rigiro il lavoro, faccio una, due punti alti, una catenella, due punti alti, uno e due. Dopodiché, una, due, tre, quattro catenelle, il numero costante che io utilizzo con questo tipo di filato. Un punto basso nell'archetto sottostante. E ora sorpasso, sorvolo, oltrepasso questo pipiolino con altri 4 catenelle. Una, due, tre, 4 catenelle e vado a fare un punto basso nell'archetto a fianco, così. Una, due, tre, 4 catenelle ancora e raggiungo l'archetto del bordo margine opposto. Due punti alti, uno e due, una catenella, due punti alti, uno e due. Scusatemi se vi sembrerò troppo veloce, ma purtroppo è una deformazione professionale, abbiate pazienza. Comunque è facilissimo, non c'è difficoltà. Abbiamo realizzato praticamente tre archetti di cui uno sorvola il nostro pipiolino. Rigiro il lavoro, faccio altre delle catenelle di rigiro il lavoro, filo sull'uncinetto, entro dentro l'archetto e ripeto il modulo del bordo margine che ormai conosciamo. Semplicissimo, facilissimo. Ho cercato anche di alleggerirlo, anziché tre punti alti, due e due. Poi una, due, tre, 4 catenelle e vado a fare un punto basso nell'archetto sottostante. Una catenella solo di separazione e qui badate bene, sotto il pipiolino fatto prima, nel passaggio ancora successivo, lavoro al di sopra del pipiolino 9 punti alti in questo archetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 punti alti normali, semplici. Una catenella, un punto basso nell'archetto sottostante e mi ripeto ancora con una, due, tre, 4 catenelle per raggiungere l'archetto del bordo margine. 2 punti alti, 1 e 2, una catenella e 2 punti alti, 1 e 2. Ecco il lavoro che abbiamo ottenuto, il pipiolino che è sovrastato da una sorta di ventaglio di punti alti che le danno un risalto, affiancato da altre due catenelle, da due archetti, scusatemi. Rigiro il lavoro, entro dentro il mio archetto e ripeto, due punti alti, una catenella, due punti alti, uno e due. È molto bellino, è grazioso, è semplice, semplice, semplice. È delicato, è traforato, ha tutti gli aggettivi che gli occorrono per essere lavorato e indossato. Poi proseguo, una, due, tre, quattro catenelle, faccio un punto basso nell'archetto sottostante, ma non mi fermo, proseguo e lavoro una, due, tre, 4 catenelle che vado a chiudere alla base delle catenelle stesse, formando così un altro pipiolino. Guardate com'è grazioso. Poi proseguo 1, 2, 3, 4 catenelle. Badate bene, conto i punti alti sottostanti. 1, 2, 3. Al terzo punto alto mi fermo
e lavoro di sequenza 3 punti bassi, 1, 2 e 3. Proseguo 1, 2, 3, 4 catenelle e vado nell'altro archetto laterale. Anche qui mi fermo con un punto basso, ma proseguo con 1, 2, 3, 4 catenelle che vado a chiudere alla base delle catenelle stesse. Proseguo con 1, 2, 3, 4 catenelle per raggiungere l'archetto del bordo margine laterale. E anche qui lavoro 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti, 1 e 2. Guardate il lavoro che abbiamo ottenuto. Da un pipiolino sovrastato dal ventaglio di punti alti abbiamo già realizzato la base di aumento di altri due pipiolini, di cui ora ci preoccuperemo di fare gli archetti. Quindi rigiro il lavoro. Faccio le mie catenelle di rigiro lavoro, entro dentro l'archetto e ripeto 2 punti alti. 1, 2, una catenella e 2 punti alti. 1 e 2. 1, 2, 3, 4 catenelle, un punto basso nell'archetto sottostante. 1, 2, 3. 4 catenelle e vado a superare il pipiolino sottostante facendo il punto basso nell'altro archetto. 1, 2, 3, 4 catenelle e qui dove abbiamo fatto i punti bassi faccio un punto basso al centro, proprio nella parte centrale. 1, 2, 3. 4 catenelle, un punto basso nell'archetto a fianco e vado a superare, a sorvolare, a sorpassare anche questo piccolo picot o pipiolino con altre 4 catenelle che vado a chiudere a punto basso nell'archetto a fianco. 1, 2, 3, 4 catenelle e raggiungo l'archetto del bordo margine, 2 punti alti. Una catenella, 2 punti alti, 1 e 2. Quindi, come avete notato, da questo sviluppo di lavoro abbiamo realizzato non solo i due pipiolini di aumento, 1 e 2, ma sopra di essi anche l'archetto che ci servirà per fare i 9 punti alti qua e 9 punti alti qua, incominciando ad ampliare e allargare gli aumenti in questo modo. Poi vi farò vedere anche tra un punto e l'altro, tra un archetto e l'altro, e proseguite da voi fino all'altezza che desiderate. Perché non voglio essere noiosa, non voglio essere pesante, neanche ripetitiva. Rigiro il lavoro, faccio i miei 2 punti alti. È la Margherita, mamma non mama, e qui ogni tanto, scusate la battuta, ci vuole, e anche per essere noiosa, 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti e il nostro bordo margine, 4 catenelle e un punto basso. Qui all'altezza dell'archetto dove c'è il pipiolino, invece faccio una catenella soltanto e all'interno dell'archetto lavoro 9 punti alti. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, come abbiamo fatto nel primo, così anche in questi due. 6, ogni tanto scivola il filo. 7, l'importante è che riesca a essere ripresa. 8 e 9. Un punto basso nell'archetto sottostante, nell'immediato, 1, 2, 3, 4 catenelle e un punto basso nell'altro archetto ed ecco che mi trovo di fronte di nuovo il pipiolino col suo archetto e anche qui una catenella e dentro l'archetto 9 punti alti, 1,
È proprio scivoloso questo filo oggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ricordatevi, per ciascun archetto sopra il pippiolino, 9 punti alti. Guardate come viene grazioso. Un punto basso nell'immediato nell'archetto sottostante, poi 1, 2, 3, 4 catenelle e raggiungo l'archetto del bordo margine. 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, 1 e 2. Abbiamo realizzato così già il secondo aumento, da un pippiolino con arcata a ventaglio a due pippiolini con arcata a ventaglio. Ora proseguo per farvi vedere anche tra un'arcata e l'altra come proseguire, logicamente, la possibilità di aumentare, di andare avanti, di ampliare il nostro lavoro. Rigiro lavoro, 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti nel bordo margine. 1, 2, 3. 4 catenelle. In questo archetto io farò un punto basso e poi 1, 2, 3, 4 catenelle che vado a chiudere nella base delle catenelle stesse con un punto basso, formando così un altro pippiolino o picot. Proseguo e faccio 1, 2, 3. 4 catenelle, poi conto i punti alti sottostanti. 1, 2, 3. Al terzo lavoro 3 punti bassi consecutivi. 1, 2 e 3 e proseguo. 1, 2, 3. 4 catenelle e qui in questo archetto centrale tra un'arcata e l'altra arcata faccio il terzo aumento, cioè lavoro un punto basso, 4 catenelle che chiudo sulla base e formo così un altro pippiolino. Insieme a questo sono 2, poi con quello laterale saranno 3. E anche tra un'arcata e l'altra arcata si forma così il pipiolino. Anche se fossero 2, 3, 4 arcate, ricordatevi che al centro, dove c'è l'archetto, si deve fare il pipiolino. Pipiolino, picot, fogliolina, chiamatela come volete. Proseguo. 1, 2, 3. 4 catenelle, anche qui conto 1, 2, 3. Al terzo punto alto lavoro 3 punti bassi consecutivi, 1, 2 e 3. Proseguo e anche qui mi limiterò a fare un altro pippiolino dopo che ho realizzato 4 catenelle, così. Punto basso e pippiolino. 1, 2, 3, 4 catenelle e un pipiolino. Proseguo 1, 2, 3, 4 catenelle e raggiungo l'archetto del bordo margine. Anche qui lavoro 2 punti alti, una catenella dentro lo stesso archetto, altri 2 punti alti. Quindi, come avete notato, per la storia degli aumenti abbiamo fatto già due pippiolini con arcata e adesso tre pippiolini, uno laterale, questo, uno centrale tra un'arcata e l'altra e un altro laterale. Quindi ora ci preoccuperemo di fare gli archetti sopra ciascuno di essi e su di essi le arcate e si va avanti di seguito così, fino all'ampiezza, all'altezza desiderata e raggiunta. Facilissimo da elaborare, molto semplice, ma allo stesso tempo elegante, bellino, curioso. Rigiro il lavoro,
Faccio di nuovo le mie due punti alti con una catenella e due punti alti nello stesso archetto, 1 e 2. Proseguo 1, 2, 3, 4 catenelle, vado a chiudere a punto basso nell'archetto sottostante. 1, 2, 3, 4 catenelle e sorpasso il pipiolino facendo un altro punto basso nell'archetto a fianco. 1, 2, 3, 4 catenelle e qui al centro dei punti bassi che ho lavorato prima faccio un punto basso soltanto, salto il primo, salto l'ultimo, lo faccio al centro. 1, 2, 3, 4 catenelle, l'ho detto all'inizio, un numero costante nel mio lavoro, poi voi regolatevi col vostro filato. Un punto basso nell'archetto a fianco, 1, 2, 3. 4 catenelle, sorpasso, sorvolo, supero il pipiolino con le catenelle e vado nell'altro archetto con un punto basso. 1, 2, 3, 4 catenelle e anche qui dove ho i tre punti alti, i tre punti bassi, ne lavoro uno al centro. Basso. 1, 2, 3, 4 catenelle, punto basso nell'archetto. 1, 2, 3, 4 catenelle, supero e sorpasso il pipiolino e vado a fare un punto basso nell'altro archetto. 1, 2, 3, 4 catenelle, entro dentro l'archetto del bordo margine e lavoro anche qua due punti alti, una catenella e due punti alti. 1 e 2. Ecco qui cosa abbiamo realizzato. Abbiamo realizzato bensì un archetto sopra il pipiolino laterale, un archetto sopra il pipiolino centrale, un archetto sopra quello laterale. Quindi sono tre gli aumenti. Da 1 a 2 diventano 3. Seguite queste mie indicazioni, questi miei movimenti e raggiungerete l'altezza e l'ampiezza che desiderereste raggiungere, realizzare. Questo è il modulo del bordo margine laterale da una parte e dall'altra. Il punto è reversibile, nel senso che è bello davanti come bello dietro, non c'è nessunissima differenza e si va avanti così. Io non voglio essere noiosa, neanche ripetitiva, posso fare gli altri archetti ristabilendo così il bordo margine, due punti alti, 2 catenelle e vi faccio vedere anche il prossimo aumento da 3. 1, 2, 3. 4 catenelle e un punto basso, una catenella soltanto e dentro l'archetto dove c'è il pipiolino sottostante 9 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Punto basso nell'archetto sottostante, 1, 2, 3, 4 catenelle e un punto basso nell'archetto a fianco, una catenella in questo archetto dove c'è il pipiolino, mi ripeto con altri 9 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5, contate com'è, 6, 7, 8, 9. Vi sembrerà più no meno noioso. Punto basso nell'archetto a fianco e poi proseguo una catenella. Bugia, 1, 2, 3, 4 catenelle e un punto basso nell'archetto a fianco. Una catenella e qui nell'archetto dove c'è il pipiolino lavoro altri 9 punti alti. Contiamo insieme. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Un punto basso nell'immediato, nell'archetto a fianco, 1, 2, 3, 4 catenelle e raggiungo l'archetto del bordo margine. 2 punti alti, 1 catenella, 2 punti alti, 1 e 2. Ora, a questo punto, cosa dovete notare in modo particolare e anche come punto di riferimento? Che tra un'arcata e l'altra arcata che sovrastano il nostro pippiolino rimane sempre un archetto. Se lo notate, ce n'è uno qua, ce n'è uno anche qua. Tra un'arcata e l'altra si forma l'archetto. Questo archetto che dà differenza tra un'arcata e l'altra ci dà la possibilità, anche qui ce n'è un altro, di fare l'aumento per il prossimo pippiolino. Quindi da 1 a 2 a 3 si passa a 4, incominciando dalla parte laterale, la parte centrale, la parte centrale e la parte laterale. Questo è un punto di riferimento che vi do per regolarvi e per ottenere alla fine questo lavoro così prezioso, bellino, curioso, grazioso, elegante, traforato. Ve lo faccio vedere anche più da vicino. Molto bellino, molto semplice e elegante allo stesso tempo nella sua semplicità, che ho estrapolato da uno schema, né più e né meno. Spero di avervi fatto cosa gradita, soprattutto spero e auspico per me che sia di vostro gusto e gradimento anche il lavoro che vi ho proposto e che mi possiate dare la soddisfazione iscrivendomi al mio canale e mettendoci anche un like, perché no? Intanto vi ringrazio per l'attenzione che mi avete rivolto, la compagnia che mi avete fatto, per me è assai importante. E poi ringrazio di cuore e d'affetto tutti i miei iscritti. E siccome anche questa volta abbiamo lavorato all'uncinetto, il mio saluto di sempre è quello en francese, cioè encore. Grazie ancora, grazie di cuore. Al prossimo tutorial con cose belle, nuove e semplici allo stesso tempo da realizzare, ma di vostro gusto. Soprattutto spero di vostro gusto. Grazie ancora, en crochet. Salve, grazie, ciao, en crochet, ciao.